Buongiorno carissimi amici dell'ippodromo di Palermo, anzi dovremmo dire buon pomeriggio visto l'ora. Infatti, è l'ora di pranzo, facile. Giuseppe, intanto proprio grazie infinite di niente. Ti abbiamo beccato al volo nelle scuderie, è tardissimo perché oggi, come sapete, lo diciamo anche al nostro pubblico che non ci conosce in prima persona, che non frequenta l'ippodromo, noi facciamo tutt'altro in ippodromo. Nei ritagli di tempo facciamo questo servizio che è molto gradito e lo facciamo veramente volentieri, grazie anche a tutti i driver che collaborano. E quindi come non saltare l'intervista? E allora dico che dobbiamo fare. Ho beccato Giuseppe che era vicino al pannellato, che gravitava accanto a Salvatore, che si sta preparando nel frattempo un bel multiplino di 4 cavalli. E allora Giuseppe, con te analizziamo questo convegno che apparentemente rispetto ai convegni precedenti è più semplice, in quanto i cavalli in pista sono 75 solamente, rispetto alla media dei 90 a cui andiamo sempre incontro. E allora l'inizio del convegno è previsto per le ore 15:45, quindi occhio, un po' più in ritardo rispetto al solito, e apriamo con una corsa riservata ai cavalli di 3 anni, sono 6 cavalli al via sulla distanza del miglio. In questa corsa la tua scuderia è un po' in riposo, assente. E allora dai, allora, questa corsa a me piace tantissimo, stile del nord visto in progresso l'ultima volta. Mm-hmm. Poi piace tanto Smeriglio Jet, sì, Saffo e Ronco. E Saffo e Ronco, quindi 3-1-2 il pronostico di Giuseppe Zanca per la prima corsa. Passiamo velocemente alla seconda corsa. Seconda corsa, sono 7 cavalli anziani al via, la distanza è quella del doppio chilometro. In pista, in scuderia c'è Photoemon SM il numero 5, affidato a tuo fratello Mimmo. Allora, in questa corsa a me piace tantissimo Palomitas. Palomitas reduce le squadre di ieri, ha eguagliato il record personale, dovrebbe sfondare penso al comando, e poi se quella di ieri è imbattibile. Poi mi piace anche Placidaz il numero 6, Pantic Slide GSM, Photoemon mettiamo per una piazza, per una piazza, non, sì. I 2000 non sono il suo forte. Ma infatti allora 7-6-4 il pronostico della seconda corsa. Terza corsa sono gli anziani di categoria G, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, 16 cavalli al via sulla distanza del miglio, un rapporto di scuderia tra il numero 2 Mefisto di Re e il numero 5 Oceania. Voi siete in pista col numero 11 Nugola Lung, affidata sempre a Mimmo. Sì, Nugola l'ultima volta corre malissimo, ha avuto un problema che si ha dislocato e si è fermato. Però la penultima era un po' in progresso, però il numero un po', anche se parte dietro Delias, che sinceramente non so se parte forte, particchia. La corsa è un rebus, a me piace Nabucco Jet, anche se è il 14, però è un cavallo che mi sembra un po' superiore, sì. La mia Nuova Lung, sì. E per la terza piazza Perfect Show, quindi 14, 11, 7. Se vuoi inserire anche un altro cavallo, perché Igor Stravinsky. Ecco, Igor Stravinsky il numero 3. Benissimo. Passiamo adesso alla quarta corsa. La quarta corsa è la gara centrale del convegno. Sono 7 cavalli anziani che si affrontano nella distanza del miglio. E allora Poggio dovrebbe essere, diciamo, il cavallo base. Però attenzione a Nuvolari di Strada, che sta sorprendendo di corsa in corsa proprio. Questa volta affidato a Biagiolo Verde. Per me, non sbagliando Nuvolari di Strada, un match a due tra Nuvolari e Poggio. Sì. Preferisco Poggio per la regolarità. Esatto. Nuvolari di Strada è come terza orgoglioso P. Come terza orgoglioso P. Quindi 5-4-7 il pronostico per la quarta corsa, ricordiamo la gara centrale. Seconda parte di programma e siamo alla quinta corsa, sempre una corsa riservata agli anziani, questa volta affidati ai gentleman. La categoria è la categoria DE, distanza sul miglio, 8 cavalli al via e un rapporto di scuderia tra il numero 2 Nick dei Fiori e il numero 3 Nagera. Qua mi pare ci sono 2 cavalli di scuderia, se non erro. Sì, noi abbiamo Poseidon R e Gianco NP. Poseidon rientra, un bel po' che non corre, una corsettina un po' dura. Mm-mm. Anche se il numero uno in pole position, una piazza dai, possiamo anche rubarlo. A me il cavallo che piace è il numero Alicub, questa corsa
Poi piace anche Gianco NP, l'ultima volta corre bene, la categoria è un po' inferiore rispetto all'ultima. E poi Nuvola di Cub, Poseidon R, dai, andiamo per la scuderia, dai. Anche se, perché Purles Trebbi ieri non mi è piaciuto. Sì, infatti c'è qualche cavallo che ricorre a distanza di due giorni, quindi è da vedere. Nick De Fiori è il cavallo, dai, Nick De Fiori ci sta, però come sorpresa Poseidon R. Va bene, allora 5-8-2 con l'1 come jolly, esatto. Come sorpresa. Sesta corsa, sono i cavalli di 4 anni, questa volta in pista, 8 cavalli al via sulla distanza del doppio chilometro. A te la parola, qua c'è il regale, regale. Il 1-2. Il regale dovrebbe essere un po' meglio dell'ultima, anche se ha corso benissimo la cavalla. Doppio chilometro, non gli dispiace. Allora, a me piacciono Rob Mabel, il numero 6. Sì, regale. Regale e Ranger Griff. E Ranger Griff. Anche se è stato il numero 4. Un po' di categoria, però dimostra di andare forte. Mm-mm. Benissimo. Settima corsa, ancora i gentleman in pista. Sono 12 cavalli di 3 anni. La distanza è quella del miglio. Il corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale. E allora, una corsa. Questa per gli amanti della trio, questa potrebbe venire una bella trio. Proviamoci, allora, dai Giuseppe. Steccaia lunga per la regolarità. Numero 6. Poi piace tanto Sobrino, l'ultima volta corre bene, vince bene. Sobrino è il numero 7. E come terza piazza Smith NP, non lo conosco. Per la terza piazza diamo... Dai, è una corsa nazionale, quindi dai, Socrate Rock. Ti puoi sbizzarrire. Socrate Rock col presidente Gianluca Dimenti, va bene, il numero 2. Concludiamo, siamo all'ottava corsa, ancora gentleman in pista, stavolta alla guida di cavalli anziani in una corsa a reclamare, 11 cavalli al via sulla distanza del doppio chilometro. Vai Joseph. E allora, in questa corsa... Mistra il numero 3. Poi mi piace Overpower. Overpower il numero 6. E Odette da solo il numero 10. Ok. Nel convegno vedi qualche cavallo da segnalare, diciamo, per i nostri amici pronta cassa, diciamo? Per i nostri amici pronta cassa. Provate Nuvola Lunga. Nuvola Lunga alla terza corsa il numero 11. A questo punto, visto che tu ti stavi mangiando il panino, ora chiamiamo direttamente a colui che produce panini. Vieni qua, Salvo, avvicinati. Realizza delle opere d'arte, il cosiddetto artista di strada della cucina palermitana. Allora, Salvo, con te un multiplino di 4 piazzati, dai, proviamoci. Alla terza il 3 con Stravinsky. Alla terza il numero 3 con Stravinsky. Alla quinta il 2 Nick dei Fiori. Alla quinta il numero 2 Nick dei Fiori. Alla sesta il numero 6 Rob Mabel. Alla sesta il 6 Rob Mabel. Alla settima il 6 Steccaia Lunga. Alla settima il 6 Steccaia Lunga. E l'ultima sorpresa, alla nona il numero 11 Carta e Penna. Il numero 11 Carta e Penna alla nona, che ci non sta osservando. Non può perdere. Ciao Marco, complimenti per ieri, abbiamo portato bene. Vedi? Accoppiata in pieno presa da Marco. Va bene, grazie a tutti i nostri amici, ci vediamo domani. Okay, grazie Giuseppe, grazie Salvatore. Ciao.